Vuoi crediti per giocatori come questi? FIFA Coin Zone. Trovi link e codice coupon qui in descrizione. Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e miei iscritti più di tutti. Bentornati su GeoHackerTSpo. Io sono GeoHackerTSpo e questo è un nuovo episodio della serie Balotelli The Revenge. Balotelli, la rivincita. Allora, prima di iniziare volevo ricordarvi le regole. La regola è: per ogni gol di Balotelli 1000 crediti, ogni assist 500 crediti, la vittoria della squadra 1000 crediti, pareggio 500 crediti, sconfitta 0 crediti. Gli obiettivi: arrivare a 100 gol, costruire Liverpool e costruire l'Italia. Allora, prima di iniziare con le partite, voglio mandare un saluto a Fabrizio, un mio iscritto che mi segue sempre. Ti mando un abbraccio. La prima partita è questa, è una partita alquanto semplice. Il primo gol è di Mr. Mario Balotelli. 1000 crediti in più. Un altro gol sempre con Mister, con Super Mario Balotelli. Per il 2-0. Dopodiché il mio avversario dopo un po' quitta. Due gol per Balotelli più la vittoria sono 3000 crediti in questa partita, che si sommeranno agli altri. Vabbè, ora vedrete anche che ho fatto alcuni acquisti in questo episodio. Il primo acquisto che vado a fare è Borini, pagato 2400 crediti. È un esterno sinistro italiano che gioca nel Liverpool. Buono, buono, sì. Per ora. Poi andrò ad acquistare anche altri giocatori. Il prossimo è Kan. Questo è il giocatore che fino ad ora ho pagato di più, perché l'ho pagato 18500 crediti. Quindi andiamo a togliere altri 18500 crediti. E ha 4 stelle abilità e 4 stelle piede debole. Ecco perché costa così tanto, pur essendo un argento. Comunque, ora passiamo ai due acquisti italiani, sono Darmian e l'altro, lo vedete a breve. Darmian pagato 1100 crediti. Volevo ricordarvi di dirmi altri due nomi giocatori italiani a vostra scelta, naturalmente. Altro giocatore, Padelli. Allora, ditemi altri due nomi italiani. Possono essere, allora, se non sbaglio, un centrocampista difensivo italiano, un altro difensore centrale italiano, il terzino destro italiano, argento, e basta, basta. Questi qua, terzino destro, centrocampista difensivo, CDC, ed un esterno, che cazzo dice, è un difensore centrale italiano, argento. Questa è la prossima partita, questa è tutta brasiliana, questa è una squadra di skill, perché abbiamo Kelvin, non so quale sia, credo che sia l'ala destra Kelvin, che quello è uno skillatore nato. Però il primo gol è di Super Mario Balotelli, di testa al 49esimo minuto, più 1000 crediti. Poi la mia difesa si lascia un po' intimidire dalle giocate avversarie, subisce un gol con Felipe Melo e un altro gol con Douglas Costa al 70esimo minuto, ancora Douglas Costa, e fa questo tiro, e Vitinho su questa respinta al 90esimo la infila. Comunque, un gol per Mr. Mario Balotelli e sconfitta, quindi solo più 1000 crediti in questa partita, in questa seconda partita. Sconfitta per 3-1. Diciamo, statistica a favore del mio avversario, nulla da dire. Comunque, passiamo dunque al prossimo acquisto. È un portiere del Liverpool, Jones, pagato... Quanto lo paga? 550 crediti. Lovren. Acquisto questi due giocatori perché i giocatori che avevo prima della BPL erano in bronzo, gli era finito il contratto. Visto che non mi andava di andare a comprare i contratti, ho detto compro direttamente il giocatore e basta. Questa è la prossima partita, partita che è semplice, è semplice. Questa è una partita semplice, con 50 di tese e 71 di valutazione, niente di che. Comunque in questa partita il mio avversario non ha giocato proprio. Infatti ho fatto solo un gol con Mario Balotelli, così mi sono un po' liberato di tutto, di tutti. E poi ho segnato un gol, 1000 crediti e la vittoria. Poi non abbiamo giocato proprio, infatti io ho fatto i cazzi miei, lui chissà cosa abbia fatto, non mi interessa. Ma comunque mi regalano 2000 crediti per questa partita. Dunque l'episodio si conclude qui, vi invito a commentare con i nomi che volete e dunque ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao ragazzi!